batte il calcio d'angolo a Leon Fortese, arriva la presa alta di Franco Thomas, è anche il secondo peggior attacco del torneo fin qui. Intanto c'è un'occasione per la squadra ospite con Lentini che prova il tiro smorzato da Pirrello, che cerca soluzioni offensive per la Leon Fortese. Poi Pace non subisce fallo dal giocatore della Leon Fortese. Giolito prova il destro avanti per la squadra di casa. Camarà serve per vie centrali e Lamraoui che scocca il tiro. Il sinistro termina di un soffio al lato. Adesso Lentini difende il possesso della sfera, lancia in avanti meta in posizione regolare secondo la terna arbitrale. Esce il numero uno del Mazzara, il portiere Franco Thomas, che commette fallo sullo stesso meta. Parte Di Pasqua che prova la conclusione, viene deviata in corner, anzi finisce direttamente in fallo laterale da parte di Semeraro. E Lamraoui mette in mezzo, dove arriva Gomez che però non riesce a deviare il pallone. Mazzara, palla per Federico che sbaglia il servizio in avanti. Bello prova la conclusione, totalmente errata. Mannino, ancora Di Pasqua. Di Pasqua prova a mettere in mezzo, arriva l'intervento di Meta che non riesce a correggere in porta. Meta che poi torna dal numero 3 che mette in mezzo, l'intervento da parte di De Martino che in due tempi salva il Mazzara. Perna prova a mettere in mezzo per Lentini con la conclusione del numero 9 che finisce abbondantemente alta. Parte Federico che supera la barriera, la palla finisce di un soffio al lato della porta difesa da Caglieco. Pace alla battuta con i centimetri di Ventrone, ha segnato il Mazzara quando siamo al 36esimo minuto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la sblocca la squadra canarina, calcio d'angolo battuto da Pace. Ventrone salta più in alto di tutti e realizza il gol dell'1-0. Adesso nuovo lancio in avanti proprio da parte dell'uomo che l'ha sbloccata, Ventrone. La difende nei confronti di due difensori, finisce a terra. L'arbitro però fischia un fallo contro il Mazzara. E Lamraoui punta un avversario, il capitano del Mazzara che poi allarga per Camarà, se la giusta sul sinistro il numero 7, mette in mezzo, arriva l'intervento in presa alta da parte di Caglieco. Camarà preferisce tornare da Federico che poi serve in avanti proprio il numero 7, posizione regolare da parte di Camarà, arriva il destro di Federico, salvato proprio da un corner, è nato il gol del Mazzara. Lamraoui mette in mezzo, palla troppo lunga, Ventrone prova a rimetterla in mezzo. La palla viene bloccata in presa alta proprio dal portiere Caglieco. Di Pasqua che allarga sulla destra, Leon Fortese che prova a sorprendere il Mazzara. Adesso Mannino. Mannino prova la conclusione da fuori, palla lontanissima dalla porta difesa da Franco Thomas nei pressi del punto di battuta. E quando siamo al 45esimo, quando scocca il 45esimo, arriva il duplice fischio dell'arbitro, squadre che vanno al riposo. Sulla sinistra per Saia che mette giù il pallone, punta Di Pasqua, lo supera, entra in area, finisce a terra. Non c'è nulla secondo l'arbitro, con De Martino che me la mette in mezzo. La difesa del Leon Fortese però... risponde con Thomas, Ventrone, De Martino, Federico, Semeraro, Pirrello, mentre c'è proprio Federico in possesso del pallone, il destro da fuori, bloccato centralmente in due tempi da Caglieco. Martino, Gomez, insolitamente sulla fascia, Gomez prova a servire per vie centrali, Pace che la lascia lì per Lamraoui, il cui sinistro termina alto, si propone in avanti anche Federico che entra in area di rigore, lascia partire il destro, l'intervento in tuffo da parte di Caglieco, bello. Ancora un lancio in avanti per la Leon Fortese con Ventrone che arriva prima dell'avversario. La palla resta lì al limite dell'area con la conclusione del nuovo entrato Caputa. Camarà una prateria davanti a sé, può sfruttare la sua velocità. Adesso si accentra il numero 7 del Mazzara che mette in mezzo per Gomez. La palla arriva al centravanti del Mazzara che non riesce a concludere. E Lamraoui per Gomez, prova a girarsi il gigante del Mazzara che la lascia lì per Saia. Entra in area il numero 9 che poi batte col destro quasi dal limite. Tara con Pace che finisce a terra senza subire fallo, bello che mette in mezzo, la palla arriva tra i piedi di Lentini al limite dell'area, il tiro viene smorzato, poi
l'uscita di Franco Thomas provvidenziale per Mazzara con questa iniziativa da fuori. C'è la conclusione con l'esterno da parte del numero 18 Shire, che termina però abbondantemente larga il pallone. Ed è altro lancio in avanti in zona offensiva per la Leonfortese con Pirrello che non riesce a allontanare il pallone. Il sinistro di meta viene ribattuto, c'è fallo dall'avversario. Leonfortese che può ripartire, lancio in avanti da parte di Bello, esce al limite dell'area Franco Thomas, che poi controlla con qualche brivido, insomma ha regalato qualche brivido alla tribuna a Thomas con il pallone che sembrava averlo superato, ma l'ha controllato abbastanza agevolmente l'estremo difensore gialloblu. Messe a referto dalla Leonfortese, calcio di punizione adesso battuto dal portiere della Leonfortese, lancio in avanti con la palla che arriva tra i piedi di, dovrebbe essere Elton Meta, che ha decisamente a trazione anteriore, batte Parisi, la palla all'indirizzo di Thomas che si avventa sulla sfera, la blocca a riproporsi in avanti con questo lancio di Lentini per Meta che dalla destra mette in mezzo, arriva l'intervento di Pirrello a rifugiarsi in calcio d'angolo. Poi Fernandez Castro prova a lanciare Gancitano in velocità, Gancitano arriva prima del portiere della Leonfortese, Gancitano finisce giù dopo un contrasto, non c'è nulla di irregolare a giudizio dell'arbitro. Leonfortese che è già ripartita con Meta che entra in area di rigore, arriva la conclusione di Meta che colpisce il palo esterno. Sono tutti in avanti i calciatori in maglia verde, lancia in avanti a cercare Meta che poi mette in mezzo con un colpo di testa, la palla sfila oltre la linea di fondo. Adesso ancora una volta Leonfortese si affaccia in avanti con Meta in area di rigore, Meta prova a metterla in mezzo, c'è Semeraro su di lui, palla in mezzo, colpo di tacco volante, è in possesso del pallone, la lascia lì per Camarà che può entrare in area di rigore, la mette in mezzo per Cesar che prova il destro, deviato in calcio d'angolo. Camarà salta un uomo, poi la allarga sulla sinistra per Pace che è partito in posizione regolare. Pace salta un uomo, prova a saltarne un altro, la mette indietro per Federico che può aggiustarsela e concludere, il destro di Federico a giro viene bloccato facilmente da Caglieco che rilancia subito in avanti, attenzione perché la difesa del Mazzara qui si va a trovare impreparata, l'uscita di Franco Thomas ad anticipare Caputa che era lì in agguato, poi Caputa la mette giù, se la aggiusta, serve Meta in area di rigore ancora per Caputa con il pallone che viene deviato con il piedone sinistro di Thomas. Parisi dalla bandierina mette in mezzo il colpo di testa, la traversa a salvare il Mazzara, la porta sembra stregata oggi per la Leonfortese, bisogna dirla tutta, sono tre i legni colpiti fin qui mentre il Mazzara riparte in contropiede con Federico che perde un attimo il pallone, poi lo riconquista Pace che allarga per Saia, può andare via in velocità Saia, c'è anche Touré nei paraggi, Saia con il sinistro, la palla viene bloccata da Caglieco. Caputa che mette in movimento Meta in area di rigore, Meta prova il destro che finisce sul fondo, in avanti a cercare la velocità di Caputa che si aggiusta il pallone, prova il sinistro, arriva però su di lui Semeraro, poi Caputa mette in mezzo, arriva Meta con il contrasto operato da Camarà, palla messa in mezzo, la palla resta lì, viene rimpallata ancora una volta da Semeraro, decisivo ancora in questa occasione, quanto sta soffrendo il Mazzara. Poi Barcio che prova a mettere in mezzo, parte in posizione regolare Lentini che prova la girata per la squadra ospite per rimetterla in equilibrio. La palla arriva in area di rigore con il sinistro di Barcio. Prende campo il numero 7 del Mazzara che poi col sinistro lancia Gancitano. C'è Caglieco che controlla il pallone addirittura fuori dall'area di rigore. Supera proprio Gancitano e lancia in avanti forse l'ultima offensiva della Leonfortese. Palla messa a terra, c'è Saia sull'avversario. Però arriva, resiste, arriva poi l'intervento di Meta che regala il pareggio al 96esimo minuto al Leonfortese. Un gol cercato, voluto fortemente dalla Leonfortese, dobbiamo essere onesti. 6esimo minuto, si riprende a giocare e arriva anche il triplice fischio finale qui al Nino Vaccara. È 1-1 tra Mazzara e Leonfortese.